che insomma abbiamo visto già in poche settimane ha avuto un 41 sforamenti. 41, ecco, che siamo già oltre il limite Oltre per, annuale. sì, perché l'Unione Europea ha stabilito in 35 sforamenti annui, quindi noi ci siamo giocati già il budget, Siamo già andati siamo oltre. già andati oltre, ora della fine dell'anno probabilmente saranno il doppio, più del doppio gli sforamenti. Se posso dire una cosa Certo, su certo. questo, sì, il problema non è tanto l'inquinamento in sé per sé, il problema è che lo sforamento delle polveri fini è diventato un problema sanitario, nel senso che ormai è un'evidenza che quando c'è lo sforamento dei limiti di concentrazione di polveri c'è un innalzamento degli accessi al pronto soccorso per le patologie respiratorie e cardiache. Quindi c'è una stretta relazione tra le due cose, soprattutto per la popolazione anziana. E i bambini, le patologie legate all'asma si scatenano con la concentrazione delle polveri. Quindi il problema è un problema sanitario. Ora i sindaci, tutti i sindaci, compreso quello di Ferrara ovviamente, devono mettersi nell'ottica di idee che il problema delle polveri è un problema di carattere sanitario e che come tale va affrontato. Se si adottano dei provvedimenti di carattere politico-amministrativo, c'è uno scarto tra l'emergenza sanitaria e la soluzione adottata che non affronta il problema, tant'è che abbiamo visto che nonostante i giovedì senza auto, il problema delle polveri permane. Ha Ma tra l'altro fatto. io aggiungerei un particolare, mi sembra che ci siano talmente tante le eccezioni per cui alla fine dei conti se il giovedì Certo. andiamo in centro a Ferrara quasi non ce ne accorgiamo che c'è il blocco. Ci sono 30 categorie in deroga, cioè che possono circolare perché sono medici, idraulici e quant'altro, 30 categorie, tra cui giornalisti, Giornalisti, Mariotti, 30 categorie, più altre 5 di varie tipologie di auto che possono circolare, per cui di fatto quella è un'ordinanza colabrodo che non serve assolutamente niente se non a far arrabbiare ulteriormente i cittadini. Noi come associazione abbiamo proposto di istituire, come è avvenuto in altre città, un ticket di ingresso in centro per tutte le auto. Perché bisogna drenare le risorse dall'uso del mezzo privato a motore al trasporto pubblico e alla mobilità sostenibile. Perché vedete, qui è anche un problema, siccome gli enti pubblici non hanno più i soldi, bisogna prenderli da qualche parte. Allora, se si vuole a tutti i costi usare l'auto, bisogna anche, in qualche modo corrispondere alla società per Allora, questo costo. scusa, ti dico subito, io non sono d'accordo. No, No, ma no, non infatti, sono d'accordo sul ma ticket, perché alla fine della corsa chi ha più soldi da spendere si può permettere il ticket e gli altri invece devono rinunciare alla macchina. Allora. ti rispondo subito su questo. È una posizione che ho già sentito ancora ed è una posizione demagogica. Ti spiego perché. Perché anche oggi è così. Chi può permettersi di comprare l'ultimo modello di auto, Euro 5, può circolare liberamente. Chi non può farlo resta chiuso in No, casa. capito, Dopodiché, lo stesso discorso vale per il costo della benzina. Ormai la benzina siamo arrivati a quasi 2 euro. Qui si pone anche un problema di democrazia. Che chi avrà le possibilità di spostarsi, di usare un mezzo privato a motore, potrà farlo, partecipare alla vita sociale, alla vita democratica, alla vita economica. Chi non potrà farlo sarà costretto a chiudersi in casa. Allora, investire sui mezzi pubblici questo è un altro efficienti, discorso. funzionanti, che ci portano ovunque in tempi ragionevoli, è un fatto anche di democrazia, oltre che di inquinamento. Ludovico, ci vai in bicicletta? Sì, Ah, io bene. tanto. Roberta? No, Brava. io non voglio il ticket, voglio Brava. andare in Vabbè, insomma, macchina. e poi insomma, sentiamo un po' qual è il Sono vostro rapporto viziata. con la bicicletta. Che ne pensate, insomma, anzi, se utilizzate la bicicletta, quali sono anche magari le zone più difficili per circolare in bicicletta a Ferrara? Io però faccio una premessa, noi abbiamo l'abitudine, sbagliata ovviamente, in cui l'automobilista deve avere la precedenza su tutto. Non è così perché le strisce pedonali ci si dovrebbe fermare, all'estero funziona così, in Italia invece siamo gli unici che quando attraversiamo la strada e qualcuno si ferma, ringraziamo, È come se vero. fosse appunto un piacere che ci viene fatto. È vero. Ecco, allora partiamo da un amico della bicicletta, poi sentiamo un po' altre opinioni. È vero che i ciclisti si sentono padroni della strada e quindi sono anche un po', sì, insomma, qui per esempio mi citano anche il fatto che viaggiano contromano e quindi sono un po' indisciplinati da questo punto di vista. I ciclisti sono indisciplinati allo stesso maniera di tutte le altre categorie degli utenti della strada, cioè non si può dire che ci sono i ciclisti, tutti i ciclisti sono indisciplinati come tutti gli automobilisti sono indisciplinati, perché se vogliamo fare degli esempi, ieri mi è capitato, ero in via Fabbri, andavo verso via Bologna, all'inizio vicino alla Cartaia dove inizia la pista ciclabile, c'era una macchina piazzata sulla pista ciclabile che occupava tutto il posto della pista ciclabile, io sono dovuto andare sul marciapiedi,
combinazione, dietro di me arrivava una macchina della polizia municipale che ha visto questa macchina parcheggiata sulla ciclabile e ha tirato dritto. Quindi questi sono poi i comportamenti degli automobilisti, però non se ne esce se facciamo la polemica ciclisti automobilisti. Ci sono dei comportamenti che purtroppo risentono del clima generale di questa società. Questa società ormai è diventata una società del tutti contro tutti, della società dei furbi, dei furbetti, no? Che chi vince, chi è furbo, chi è più forte, chi è più prepotente. Abbiamo avuto degli esempi a livello governativo. Quindi questo modello di società purtroppo sta permeando, questo modello di comportamenti ha permeato tutta la vita civile. Allora bisogna recuperare le regole della convivenza civile. Davanti agli attraversamenti pedonali, hai ragione tu Nicola, davanti agli attraversamenti ciclopedonali non si ferma più nessuno, anzi tendono anche ad accelerare quasi infastiditi se vedono che qualcuno si accinge ad attraversare. Tra l'altro gli automobilisti, molti automobilisti, non sanno che i quadrati bianchi che affiancano le strisce pedonali stanno ad indicare un attraversamento ciclabile, molti non lo sanno, pensano che quei quadrati bianchi siano dei graffiti fatti da qualcuno che passava da lì, no, quello è un attraversamento ciclabile. Quindi io ho diritto ad attraversare stando in sella alla bicicletta. Per cui... Comunque prima appunto era partito un no collettivo quasi sul pagamento del ticket, invece c'è qualcuno che è a favore. Leggo questo messaggio che dice: io sono d'accordo di pagare un ticket, diversi giovedì ho perso ore di lavoro a causa del blocco del traffico e io guadagno solo se lavoro, dato che il mio lavoro è a paga oraria, quindi non lo trovo giusto. Preciso che per raggiungere i posti in cui mi devo recare avrei dovuto prendere 2 o 3 autobus con un tempo superiore a 1 ora, dove in auto avrei impiegato 10 minuti. Quindi insomma sostanzialmente questo nostro ascoltatore ci dice: ben venga il ticket se posso arrivare in 10 minuti dove devo arrivare in casi di emergenza, insomma, diciamo così. Siccome tutti siamo, meno molti, insomma, un po' automobilisti, anzi molto automobilisti, ma un po' anche ciclisti, quindi io credo che ognuno di noi sappia perfettamente quando sale in sella la sua bicicletta che il comportamento cambia di molto rispetto a quando è al volante dell'auto, perché insomma in bicicletta vai sul marciapiede, vai in senso vietato, la sera non accendi, ma magari non hai neanche il fanale per... e ti sembra normale, ma non lo è. No. E poi dopo ci stupiamo se il vigile ti ferma e magari ti fa multa perché... E allora lì, ma come? Perché davvero sembra che in bicicletta tutto sia consentito, ma no. non dovrebbe essere consentito. No, noi siamo come associazione su questo siamo molto fermi, nel senso che il ciclista che non ha le luci è un ciclista pericoloso per se stessi, noi adesso avvieremo una campagna che si chiamerà Ciclista Illuminato, Illuminati. Regaleremo i catarifrangenti per le ruote delle biciclette, perché un problema della visibilità della bicicletta è la visibilità laterale. Quando un ciclista attraversa la strada su un attraversamento o su un incrocio, se non ha i catarifrangenti nelle ruote è invisibile ed è pericolosissimo per se stesso. Quindi bisogna che i ciclisti si mettano in testa che devono usare le luci. Dopodiché c'è un problema. Le case costruttrici delle biciclette, soprattutto le mountain bike, escono dalla fabbrica e quindi anche dai rivenditori senza le luci, perché sono considerate bici sportive e non va bene. Quando io porto la macchina, la mia macchina che ha 20 anni, che sta cadendo a pezzi, la porto dall'elettrauto, prima di farmela uscire dall'officina mi controlla le luci. Bene, la stessa cosa dovrebbero fare i biciclai. Se tu hai forato e porti la bicicletta a riparare, prima di uscire dall'officina dovrebbero controllarti se hai le luci funzionanti, perché è un obbligo previsto dal codice della strada che le luci siano funzionanti. Beh, questa cosa non si fa, quindi io lancio un appello ai rivenditori e ai meccanici di biciclette. Intanto per chi acquista una bicicletta nuova di regalare le luci che costano 5 euro, le luci a batteria, no? Che voglio dire, fidelizzi anche il cliente in questo modo e nello stesso tempo lo metti in sicurezza sulla strada. Ammetto la mia ignoranza, però è arrivato un messaggio che dice: chiediamo all'amministrazione comunale di installare sistema simile Trex a ridosso delle strisce pedonali. Mai sentito nominare. Vabbè, poi chiude dicendo: pedoni e ciclisti in salvezza, così come il bilancio. Forse saremmo anche un po' ignoranti, ma vabbè, facciamoci spiegare. Spiegateci. Poi insomma, comunque il pubblico si sta dividendo, non riesco a stare dietro i messaggi, veramente. Vabbè, allora. Abbiamo scatenato una polemica incredibile. Ci hanno spiegato cos'era questo sistema. È l'equivalente delle fotocamere collegate ai semafori che fanno la multa a chi passa con il rosso. È necessario mettere in sicurezza i passaggi pedonali. Ecco, per cui un fotored in un qualche modo, anche per coloro che utilizzando biciclette non solo infrangono il codice.
Guarda, basterebbe che gli attraversamenti ciclopedonali fossero adeguatamente illuminati. Basterebbe anche soltanto questo. In città la via Bologna, che è stata recentemente ristrutturata, ma ha una pessima illuminazione sugli attraversamenti. Ma volevo collegarmi, ha detto una bella frase parlando di se stesso, Ludovico. Dice: mi tolgo qualcosa oggi per puntare sul futuro. È quello che dobbiamo fare con l'ambiente. Il petrolio è in via di esaurimento, non è un caso che la benzina costi quasi 2 euro, perché per la legge di mercato, quando si riduce la quantità disponibile, aumentano i prezzi. Quindi noi siamo ormai arrivati al picco di massima estrazione, per cui non conviene più alle compagnie petrolifere fare nuove indagini in profondità, perché ormai il petrolio è quello che è. Per cui stiamo andando verso l'esaurimento, ormai ci sono scienziati che calcolano in massimo 20 anni la disponibilità di combustibile. Per cui noi dobbiamo cominciare a togliere oggi, come diceva Ludovico prima di se stesso, qualcosa oggi per puntare al futuro, perché la terra ci è stata data in prestito. Quando noi dovremo lasciarla a chi viene dopo di noi, non possiamo pensare che chiusa la nostra generazione finisce il mondo. Quando noi saliamo in macchina, dobbiamo renderci conto che stiamo compiendo un atto di aggressione nei confronti della terra, sia in termini di spreco di risorse, sia in termini di inquinamento. Guardate, per spostare un corpo umano, perché l'80% delle auto che si vedono in circolazione sono composte dal conducente e basta, ci sono macchine che viaggiano con una persona a bordo, per spostare 80 kg di carne occorrono, su 10 litri di benzina consumata, 8 litri servono per spostare la massa metallica, il resto per portare a spasso il nostro corpo. Ditemi se questo è un sistema di trasporto razionale. Allora, in un raggio di 5 chilometri, la bicicletta è un mezzo competitivo sia in termini di tempi, di percorrenza, sia in termini di risparmio economico per le proprie tasche, ma anche di tutela dell'ambiente. Fa bene alla salute, si può usare a tutte le età, in tutte le condizioni di salute. Per cui, voglio dire, è il mezzo del futuro, viene da lontano e andrà lontano la bicicletta, a differenza dell'auto che probabilmente è destinata a finire, speriamo, in garage, perché, ripeto, l'auto è incompatibile con la vita della terra. L'80% dell'inquinamento delle città è costituito dalle emissioni delle auto, dalle emissioni del traffico, il resto dalle altre attività umane, compresa l'industria, che è tutto dire, perché nelle polveri fini non c'è soltanto quello che esce dal tubo di scarico delle auto, ma c'è lo sfregamento del rotolio dei copertoni sugli asfalti, c'è la polvere dei freni, che è assolutamente nociva e cancerogena. Quindi, insomma, di roba ce n'è intorno all'auto, senza considerare che più auto circolano, c'è bisogno di più territorio per costruire strade, per costruire parcheggi. Noi così sottraiamo la terra all'uso che le è proprio, che è quello di produrre cibo, per costruire strade, per costruire parcheggi. Sai che tra l'altro è arrivato un messaggio, ce ne sono vari seri che poi un po' alla volta li leggeremo, però uno che mi ha fatto sorridere, che dice: non ci farete mica andare a Coni in bicicletta con l'ospedale. No, però adesso, al di là di questo, al di là di tutto, insomma, capisco, insomma, il tema importante che stai mettendo in evidenza è che effettivamente forse ognuno di noi lo rifiuta perché siamo talmente abituati, dico mentalmente, siamo talmente abituati a utilizzare l'auto per tantissime cose, a volte utili ma spesso anche futili, per cui non riusciamo ad immaginarci, a quanto pare, un mondo in cui veniamo privati, ecco, di questo mezzo che effettivamente inquina ma ci dà la libertà di spostarci dove vogliamo. Perché, e quindi, credo che la titubanza da parte di molti, sì, che ci stanno scrivendo, nasca soprattutto da questo, cioè l'uso personale a discapito, certo, di quelli che sono i problemi in un, non so se ancora medio o lungo periodo, non ma so lo capisco, sarà. Cioè è umano, è assolutamente umano, ognuno parte da se stesso, però voglio dire, l'ambientalismo, il rispetto dell'ambiente, della terra, non è ideologia, sono comportamenti quotidiani. Ciascuno di noi deve cominciare a pensare: cosa posso fare io nel mio piccolo per salvaguardare l'ambiente e la terra? Quindi l'ambientalismo è una pratica quotidiana, è uno stile di vita, sono scelte di vita che si fanno. Nell'ambientalismo non c'è ideologia, ci sono scelte di vita che bisogna inevitabilmente fare, perché altrimenti, certo, abitiamo in un condominio che è nostro, no? Se ciascuno di noi in questo condominio tiene la radio, faccio per dire, a tutto volume, è chiaro che prima o poi ci spareremo a vicenda. E la stessa cosa è per la terra. Se ciascuno di noi, tutti noi, usassimo costantemente l'auto, in questa terra non ci sarebbe più spazio per nulla.